Via tutti i passaggi a livello da Barletta, rete ferroviaria italiana ha completato il progetto di rimozione, aprendo contemporaneamente al traffico via Rosmini la strada di accesso alla proprietà Abate. Con la realizzazione di queste due nuove viabilità, il comune dice quindi addio alle barriere, il tutto grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro. Gli interventi sono stati suddivisi in due fasi. Nella prima sono stati realizzati due cavalcavia in sostituzione dei passaggi a livello sulla strada provinciale Salinelle e in via Reggio Tratturo. È stato inoltre creato un sottovia in via Vecchia Madonna dello Sterpeto. Nella seconda fase sono stati realizzati altri quattro sottovia carrabili e pedonali più un sottopasso pedonale che hanno portato alla chiusura dei passaggi a livello di via Madonna dello Sterpeto, via Milano e via Andria. Avevamo preso l'impegno di consegnare ai cittadini, ai residenti di via Rosmini, via Cesare Beccaria e via Filannino questa nuova viabilità che è a parte del progetto di eliminazione dei passaggi a livello. Lo abbiamo fatto forse con un po' di ritardo, ma per motivazioni tecniche legate non all'attività amministrativa, ma soprattutto ai lavori di RFI. Oggi apriamo queste due strade che saranno utili alla viabilità dei residenti, dei cittadini. Pensiamo di aver fatto una cosa buona per la nostra città e continuiamo a lavorare perché la città migliori.